martedì 11. Le notizie del TG Ora, duro colpo alla camorra a Barcellona in un'operazione internazionale contro il riciclaggio di capitali che ha portato finora a una quarantina di arresti in Spagna, Italia e Germania. Nel milieu dell'inchiesta coordinata dal magistrato della sezione numero 6 dell'Audienza Nazionale Manuel García Castellón, un clan della camorra che gestiva ristoranti e locali nella città catalana e del quale non è stata finora rivelata l'identità per non compromettere le indagini in corso. Sequestrati 520 kg di cocaina, 450 kg di hashish e marijuana e beni per 5 milioni di euro. L'operazione alla quale hanno partecipato agenti della Guardia Civil Mossos de Squadra, la Polizia Catalana e della Guardia di Finanza Italiana è cominciata alle 4 del mattino e si è estesa a vari quartieri di Barcellona dove sono state arrestate 14 persone, in maggioranza italiani, gli altri sono colombiani, spagnoli e venezuelani ed effettuate numerose perquisizioni. Altre 14 persone sono state arrestate in Italia e due in Germania, secondo un primo bilancio della Procura Anticorruzione. Gli agenti hanno realizzato 15 perquisizioni a Barcellona e nell'area metropolitana, mentre due perquisizioni sono in corso in Italia e 6 in Germania. È stata perquisita la casa romana del giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo in merito alla fuga di notizie sul caso Consip. La perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza, disposta dalla Procura di Napoli dopo la denuncia dell'imprenditore Alfredo Romeo, secondo quanto riportato dal sito del Fatto Quotidiano Marco Lillo, non sarebbe indagato. La Procura di Napoli avrebbe disposto la perquisizione per rivelazione del segreto d'ufficio attraverso la pubblicazione del libro di Padre in Figlio, di cui il giornalista attualmente in vacanza è autore. Uomini del nucleo tributario della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito la perquisizione alla ricerca di tracce informatiche sull'origine dei suoi scoop sull'inchiesta Consip nel computer e nei cellulari del giornalista. Al momento si indaga contro ignoti. L'inchiesta per la presunta violazione del segreto d'ufficio nasce da una denuncia querela degli avvocati di Alfredo Romeo, l'immobiliarista al centro del caso Consip. Pagare in comune a Napoli, dove stamattina, poco dopo le 7, alcuni esponenti di un movimento di lotta per il diritto alla casa sono riusciti a entrare negli uffici della ragioneria e su uno dei balconi. Nel parapiglia generato dal tentativo di invasione nel comune è rimasto ferito anche un vigile urbano. Una delle occupanti, secondo la ricostruzione della questura, ha finto un malore per poi aggredire la gente che si era avvicinato. I carabinieri di Torre Annunziata in provincia di Napoli hanno arrestato per omissione di soccorso a guida sotto l'influenza di alcol un cittadino cinese 41enne residente a Tersigno, già noto alle forze dell'ordine. Questa notte, mentre percorreva via Zabatta in direzione Trecase, l'uomo, alla guida di una monovolume lanciata a velocità sostenuta, effettuando un sorpasso, ha impattato lateralmente contro un'utilitaria proveniente nel senso di marcia opposto, condotta da una 28enne e con a bordo la sorella 25enne. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni Barra a Napoli hanno arrestato un 42enne di San Giovanni a Teduccio, ritenuto responsabile del reato di maltrattamento in famiglia. I poliziotti si sono recati presso l'abitazione dell'uomo dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Appena giunti sul posto, la moglie del 42enne ha riferito che durante una lite il marito l'aveva colpita al volto con schiaffi e pugni e che tali comportamenti erano stati molto frequenti negli ultimi 2 anni. In 2 occasioni l'accaduto era stato seguito da una denuncia corredata anche da referto medico. All'esterno dell'abitazione, intanto, un folto gruppo di persone ha iniziato a inveire con voci offensive nei confronti della donna accusata di aver chiamato la polizia. Solo il successivo arrivo di altre pattuglie ha consentito agli agenti di portare via in tutta sicurezza la donna con il figlio presso la vicina clinica Villa Betania, dove i sanitari l'hanno medicata e giudicata guaribile in 5 giorni. L'uomo invece è stato arrestato. Si è ridotto in povertà per pagare i suoi estorsori che lo minacciavano ai piedi dell'altare e che non ha mai voluto denunciare. Dopo 6 anni di continue vessazioni e oltre 200.000 euro sottratti al suo patrimonio personale, l'anziano prete che vive a Ischia, a Forio, è stato tirato fuori dalla rete del ricatto dagli uomini della Polizia di Stato che l'altra notte hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna di origini macedoni. Loro sono Adjar Ainur, 33 anni, e sua moglie Merlin, di 30 anni, residenti da anni a Forio, assolutamente insospettabili ed entrambi incensurati. E chiudiamo con un appello per una persona scomparsa. Si chiama Adolfo Troise, ha 26 anni e dalla scorsa settimana i suoi familiari non hanno più notizie di lui. Il ragazzo lavorava come cuoco in un ristorante a Nizza, in Francia, e da 3 anni si era stabilito sulla Costa Azzurra. Diversi giorni fa, al fratello Gennaro, è arrivata una telefonata da un numero sconosciuto. Sul nostro sito www.telecarrinews.it è possibile visionare una fotografia del ragazzo e chiunque
chiunque abbia notizie può naturalmente contattare le autorità. E con amici questo per il momento tutto, grazie per essere stati con noi. Al prossimo TG Ora. Eccolo qua.